Buongiorno, sono Giuseppe Saeli, sono il project manager dei campionati italiani assoluti, olimpici e paralimpici di scherma Palermo 2019. Ho il piacere di presentarvi un progetto nato tra la collaborazione della Federazione Italiana Scherma e la Movendo Technology che si chiama Robotic Fencing Network. Che cos'è e come funziona? Beh, gli atleti di club scherma che effettuano attività paralimpica vengono direttamente condotti presso i centri di riferimento per la riabilitazione, che appartengono al Robotic Fencing Network, al fine proprio di effettuare delle valutazioni e degli allenamenti specifici della scherma tramite proprio la robotica. Quindi la tecnologia permette di valutare oggettivamente e ad allenare anche con gli stessi protocolli tutti gli atleti. Gli obiettivi sono due: in ambito sportivo, far raggiungere risultati migliori in gara ai nostri atleti, in ambito medico invece sfruttare l'intelligenza artificiale e anche dati raccolti per apportare delle migliorie anche in ambito clinico. Un altro spunto interessante potrebbe essere anche quello di utilizzare la robotica di un'ova proprio per una classificazione oggettiva di quella che sono gli atleti paralimpici. La scherma in carrozzina è un'attività sportiva che fa parte della grande famiglia degli sport paralimpici e viene quindi praticata da persone che hanno una disabilità fisica. Si differenzia dalla scherma in piedi perché, proprio come dice il nome, viene praticata su una carrozzina ed è una carrozzina particolare, una carrozzina sportiva. A differenza della scherma in piedi, la scherma in carrozzina viene praticata agganciando questa carrozzina sportiva su una pedana particolare, in modo tale che la carrozzina non può muoversi né lateralmente né avanti e indietro. La carrozzina sportiva che viene utilizzata è particolare perché permette l'utilizzo anche della mano non armata. In una mano gli atleti terranno l'arma, spada, fioretto o sciabola, e invece l'altra mano servirà per tenersi a questo particolare maniglione che è ancorato sulla carrozzina sportiva stessa, in cui gli atleti potranno tenersi per migliorare gli spostamenti in attacco e in difesa, oppure mantenere il loro corpo esattamente in equilibrio. Da tempo abbiamo avuto anche supporto di un allenamento robotico grazie alla macchina Unova. Gli allenamenti con Unova si svolgono all'interno, diciamo così, dell'allenamento di scherma. Gli atleti vengono portati sulla macchina singolarmente, dove fanno un trasferimento sulla seduta e poi viene mandata alla macchina l'input di svolgere un protocollo di allenamento, dove c'è una parte di esercizi che riguardano la fase di riscaldamento e una fase più centrale. Abbiamo anche trovato il modo di unire gli allenamenti specifici della scherma insieme all'allenamento robotico con Unova, in modo tale che l'allenamento sulla macchina sia il più affine possibile all'allenamento di scherma tradizionale. Sono qui perché faccio parte della Scherma Groane di Milano, e sono 3-4 anni che faccio scherma. Faccio parte dell'Accademia Scherma Groane e mi alleno da 5-6 anni per questa squadra. Lo Che tipo di attività svolgi con Unova? usiamo come un complemento all'allenamento normale. In base alla tua esperienza con Unova, quali sono i feedback che ti senti di poter fornire? Sicuramente da quello che sono le sensazioni nostre potrebbero aiutare molto nel migliorare gli allenamenti. Secondo me è molto utile soprattutto per il nostro sport, dove il movimento del busto è una cosa essenziale. Quali benefici hai ottenuto con Unova? Io credo che per noi come scherma è utilissimo di allenare il movimento del busto anche non solo con la spada in mano, ma anche così. Consiglieresti l'affiancamento dell'allenamento robotico a quello tradizionale? Sì, aiuta a superare magari dei limiti che abbiamo negli esercizi tradizionali. Assolutamente sì, secondo me è una buonissima cosa per tutti noi.
Oggi ho vinto l'oro di fioretto ai campionati italiani. È importante nella scherma l'utilizzo del bacino, delle spalle per sciogliere misura e fare la fonda. È importante mantenere la posizione retta nel pronti e imparare a sentire il proprio corpo quando durante l'assalto si deve andare indietro, quindi sciogliere misura o fare la fonda. Avere contezza del proprio corpo è importante in tutti gli sport, soprattutto nel nostro, ed è molto difficile in una categoria come la mia, la C, dove comunque si hanno dei danni importanti e la spasticità aumenta quando aumenta la fatica, aumenta lo stress. Quindi sarebbe veramente ottimale poter avere uno strumento che ci aiuti a migliorare questo aspetto, che diventa poi fondamentale in alcuni assalti. Mi alleno da 2 anni, diciamo, 2 anni, questo diciamo 2 anni e mezzo, questo è il terzo anno dell'attività paralimpica che faccio con la scherma. Sapere che anche dopo che c'è stato un problema nella tua vita, che ti è stata cambiata improvvisamente, c'è una possibilità di poter continuare a vivere, ad essere felici. Vittorie, non vittorie, il traguardo che tu hai, non è importante dove arrivi, ma è come arrivi e la maniera in cui tu ti impegni per arrivare. Beh, lo sport è importante perché comunque ti mette in condizioni di poter rimanere sempre attivo fisicamente, il metabolismo comunque è sempre un movimento, non è una vita sedentaria. Lo sport, anche qualsiasi sport, è sempre un movimento, è sempre la possibilità di poter continuare a tenere il proprio corpo in movimento, quindi continuare a vivere. Il movimento su Nova, quindi rispetto a... È stato impressionante, una bella esperienza, perché fra l'altro lì, soprattutto anche per la scherma nel quale noi lavoriamo su delle carrozzine e basiamo tutto quanto sul tronco e sugli addominali, con quello hai un controllo preciso, devi avere un controllo preciso degli addominali, del busto, del tronco, quindi che possono essere anche tutti i muscoli, quindi una contrazione, è un lavoro passivo e attivo che tu hai, non indifferente, è stata una bella esperienza senza dubbio. Ti piacerebbe entrare nel network del Robotic Fencing Network che stiamo costruendo per allenarti su Nova? È senza dubbio, se ne avrò la possibilità, perché no? Io mi alleno dal 2011 che faccio scherma, ci alleniamo 2 o 3 volte a settimana secondo anche il periodo di gare. Come ti è sembrato l'utilizzo di Nova? Ma guarda, fantastico, perché credo che soprattutto nella scherma paralimpica questi movimenti che vengono utilizzati, quindi del busto, possono essere veramente importantissimi, perché proprio nella scherma paralimpica quello che è il movimento del busto e la gestione quindi di questi movimenti sono importantissimi. È stato, a parte che è stato divertente, ma è stato veramente utile, devo dire.